Spettacolo puro, Ivan Provedel d'attaccante navigato. Tu dici no, può essere una roba un po' fortuita a caso. No, 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 da attaccante navigato come ha fatto il movimento a tagliare. Palla come al solito, illuminante, magica di Luis Alberto. E lui veramente, timing perfetto, la va a impattare e fa un gol. D'attaccante, d'attaccante, mamma mia, Ivan Provedel con poi Calegari che ci ha sciorinato statistiche, gol dei portieri, cioè, lui che nelle giovanili del Treviso appunto pare che giocasse in attacco, ma non stentiamo a crederci perché ripeto, il movimento che ha fatto, no? Tanta roba. Poi un gol che vale tanto, ragazzi. Questo è un gol che vale tantissimo. Questo pare ciuffato che rimette innanzitutto la Lazio al pari dell'Atletico Madrid. E io vi dico la verità, questo ciolismo esasperato non è che lo adoro, cioè ne riconosco comunque meriti, però io vi dico che questo è un gol che cambia un po' le carte in tavola, che vale tanto e vale il primo pareggio in Champions League. Feyenoord Celtic finito 2-0 con il Celtic, con il gioco, due giocatori del Celtic mandati negli spogliatoi, quindi nella prossima partita, perché dovrebbe essere Celtic Lazio la prossima. La Lazio se la gioca alla grandissima, e devo dire che viene anche un po' ripagata dalla sfiga, dalla sfortuna iniziale, perché nel primo tempo dove stava gestendo bene, dove controllava palla, dove non c'erano state grosse occasioni, diciamolo però. Quando giochi con l'Atletico è sempre così. Cioè, un allenatore. Cioè, Simeone che negli ultimi minuti ti dice: no, non andate, rimanete bassi. Se vede un suo giocatore che poco poco prova, no, a portarsi in avanti, gli dice di no. Questo vede anche la misura di quello che è la filosofia calcistica dell'Atletico Madrid e di quello che poi vai a vedere in campo, cioè una muraglia. E non è facile giocare contro questa squadra qua. Non è affatto semplice e non lo è. Soprattutto quando tu vai sotto, quando tu vai sotto, e quindi andare sotto con una squadra del genere pesa il triplo, perché poi fai veramente fatica a scalfire 5 più 5, fai veramente tanta, tanta difficoltà. E come è andata sotto la Lazio, se non l'avete visto, andatelo a rivedere. Un tiro deviato, se non sbaglio, da parte di Kamada e vai sotto. Il primo tiro verso la porta, tra l'altro, anche se c'era stata una mezza situazione in cui Griezmann si era reso pericoloso, dove era andato via un avversario e dove solo nel finale ha cincischiato un po' come ha fatto Leao. No, Leao peggio oggi, ma lui pure ha cincischiato un pochettino, è andato a terra, ma levato quello, avevo visto una Lazio comunque in controllo, in gestione, che comunque girava a palla, era arrivato con qualche conclusione, un po' da calcio d'angolo, un po' col tiro al giro di Luis Alberto, una punizione se non sbaglio. C'erano state delle situazioni in cui si era affacciata, ma ripeto, era una partita molto, molto, molto equilibrata. Nel secondo tempo devo dire che l'Atletico poi alla lunga ci ha fatto vedere le sue armi, e di armi a disposizione l'Atletico Madrid ne ha, ragazzi, è una squadra di livello, l'Atletico Madrid non è che è una squadretta, quindi io la squadra di Sarri che si presenta così in Champions, io non la sottovaluto la prestazione, non, questo voglio dire. Poi è vero, ci sono state altre occasioni, c'è stato il palo ancora dell'Atletico Madrid, sempre sull'ennesima deviazione, c'è stata qualche altra chance, sempre Griezmann che poteva chiudere i conti, ma in tutto ciò un'occasione clamorosa per la Lazio. Un'occasione clamorosa per la Lazio finita sui piedi di
di Immobile. Devo dire che lì magari tutto nasce da un errore di Oblak che sbaglia il rilancio, però arriva Immobile sotto porta e lì deve fare gol. Cioè Immobile, cioè, non lo so se si porta dietro le critiche che spesso, no, gli vengono puntate addosso quando si parla di Europa, che sia nazionale, che sia Champions League, no? Io non lo so questo, però li deve fa gol, cioè poche chiacchiere, poche storie, li deve fa gol perché ti può cambiare anche nuovamente il corso della partita, vai sull'1-1 e la partita per forza di cose cambia, subisce delle variazioni. E quindi non vorrei che Immobile si sia incupito un pochettino, no, deve trovare assolutamente smalto, la Lazio ne ha assoluto bisogno. A me piace sempre Guendouzi quando lo butta dentro Sarri, questo è un giocatore che prenderà piede, fidatevi. E a proposito di cambi, dove è dovuto entrare Lazio, peccato per Pellegrini, il ragazzo stava facendo anche bene, ragazzi. Sta facendo anche bene, speriamo nulla di serio per lui. E nel finale la Lazio ci ha provato, è arrivato il calcio, è arrivato il gol di Provedel. Spettacolo puro, ragazzi miei. Ancora sto pensando al gol di Provedel, che già di per sé quando segnano, ripeto, quando segnano i portieri è una cosa bella. Poi segni il gol del pari, cioè una partita. Segni il, vabbè, quando avanzano i portieri perché bene o male stai perdendo, quindi sì, è normale. Segni il gol del pari, però ripeto, che gol! Cioè, che gol ha fatto, ragazzi miei, andatela a vedere. Perché lo dirò fino alla nausea, perché veramente è andato a impattare, ma il movimento che prima fa è veramente da giocatore navigato, cioè meglio di Immobile, un movimento che stasera Immobile, il movimento che ha fatto lui, non l'ha fatto mezza volta, non l'ha fatto mezza volta, quindi per farvi vedere, ha fatto una roba clamorosa. E ha fatto saltare il banco, ha fatto saltare il banco, spettacolo puro. E questo secondo me sarà un gol pesante, ragazzi. Vi dico sta roba qua, secondo me sarà un gol pesante, assolutamente sì. Buono pareggiare con l'Atletico Madrid, la squadra più forte del girone sulla carta, perché poi con Feyenoord e Celtic te la giochi, e soprattutto con Feyenoord e Celtic dovranno giocare con l'Atletico Madrid, per cui questo è un pari. Tanta, tanta, tanta roba. Alla grandissima così. Simeone che torna all'Olimpico, a Roma, nello stadio della Lazio. Questo è sempre bello. Questo è sempre bello da vedere. Corsi e ricorsi storici. Grande accoglienza, come era ovvio, per il Ciolo, che è stato campione d'Italia con la Lazio, appunto. Va bene, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate la casa, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Neschio.